Ciao a tutti i video oggi faremo una potente degustazione un po' particolare, stavolta molto particolare. Ho paura, ma io ho sempre paura di ste robe particolari. Allora, questo praticamente, signori, è una specie di gelatina, da quel che non ho capito, nera. Ora vediamo nel dettaglio. Praticamente sopra c'è un bicchierino con tipo del liquido, che sicuramente non è acqua perché non ha bolle, e più sotto è. Non lo so, non lo so. La parte sotto è veramente ignota. Allora, si toglie prima di tutto un coperchietto, che tiene chiusa la confezione. Poi c'è questo cosino, questo vasettino che contiene del liquido bianco, e poi un cucchiaino piccolo e corto. Allora, le fasi di preparazione sono tipo in cinese, quindi io le salterò e apro direttamente le scatoline. Allora, da quel che mi ha detto un mio amico, queste sono tipo erba, cioè nel senso gelatina alle erbe, ma non ci credo mai. Titolo in rosso, sì, molto, molto carino, anche qua c'è il titolino in rosso. Bene, qua c'è scritto Open B, io e qua Open J. Mi potevo mettere A e ok. Apriamo questo. Madonna! No, aspetta, aspetta. Eccolo qua. Mi ha schizzato. Mi ha violato, pita pita. Raga, lo metto verso la vostra prospettivazione, ma è una roba. Appena l'ho aperto ho iniziato a schizzarmi sul dito. Vediamo un po' l'odore. Sa tipo. Ha l'odore tipo dello slime. Lo slime, quello che volevi, che ti compravano nel 2017 i genitori. Alla fine rubavi 2 € ai genitori per comprarlo. E poi 2 giorni dopo lo buttavi perché si era tutto impolverato. Io conosco le vostre vite, conosco il vostro passato. Bene, allora. Che che. Spiterina. Ma sembra. C'è un odore tipo di slime al caffè. No, aspetta, ora dettagliamo tutto, descriviamo le emozioni, i sentimenti e i piaceri. Sto coso. Non lo so. Mi prenderei un bicchierino in più perché secondo me se io devo mettere sta roba qua dentro, secondo me si fa un po' di casino. Allora, partiamo dalla cosa che più mi inquieta, nel sincero. Vedi? Ste cosine, ste robe che vengono su, sono tipo, sembrano gelatine, anche perché sotto della scatola tutte queste cosine sono tipo gelatine che vanno su. Allora, io le dubbio mi prendo un bicchiere. Per il sicuro, per la sicurezza. Allora, la prima cosa che mi è venuta da fare a me, è proprio l'istinto, è quella di capovolgerlo. Perché una gelatina cosa fai? Si chiama. Oh, però in effetti, se io la tengo così, resta un po' su, c'è il liquidino. Che io ora butto un pochino, capito? Ne lascio un pochino qua. Oddio! Oddio, raga! Ho buttato un po' di liquido e rimane così. Quindi è proprio una gelatina sta roba. Calma, allora. Questa è gelatina? Ah, ma per forza. No, no, aspetta. Effetti un po' troppo liquida per essere gelatina. Allora, calma, calma. Apriamo il cucchiaino. È la prima volta che provo ste robe, ovviamente, quindi non so bene cosa aspettarmi. Allora. Prova. Oh la madò, si sì, è gelatina. Madò che odore. Sì, lo rimetto al suo posto. Oh, ma si è aderito benissimo, peta peta. Wow. Allora, aspetta. Qui non posso neanche cercare la ricetta perché non c'è neanche una parola neanche in inglese. Quindi non posso vedere cos'è.
Ho paura anche di assaggiarlo, perché se c'è una fase della preparazione necessaria, potrebbe essere un problema. Oddio, prima donna! Cioè, se c'è una fase che per esempio si deve mettere in forno, allora è un problema. Cioè, è come mangiare pasta cruda. Veramente, perché se la pasta... Stavo dicendo, praticamente, è come mettere la pasta, no? E mangiare la pasta cruda, per fare un esempio proprio... Questo un po' di odore ce l'ha. Allora, secondo me la cosa più normale da fare è mettere questo qua dentro. Oddio, è liquidissimo. Madonna. Allora, ora che ho fatto sta roba, che succede? Beh, in effetti, essendo una gelatina alle erbe, non può saper di frago. Non so, questa roba mi inquieta molto. Non so cosa sia, virgola, non so cosa sia. Vabbè, vi lascio questo qua così. Porca di quella. Vabbè. Non lo so. Allora, lo provo, poi sputo qua, ovviamente non vi faccio vedere. Però sa proprio di... Non lo so. Ma forse non devo mettere quella roba... Cosa servi tu? Cosa servi? A niente. Testa, testa. Sarà tipo il liquidino bianco di prima. Vediamo. Potente degustazione di... Cinchun Chan, gelatina alle erbe. Allora, no, ma... Perché c'è... Oddio, raga. Ma è pericoloso il cucchiaino, guarda qua. C'era un coso di lame qua. Ma è pericoloso. Bambini, state attenti. Ah, secondo me non ci devo mettere il liquido bianco, eh. Perché onestamente... Va che schifo, guarda qua. C'ha un odore vergognoso, ragazzi. L'odore di quando nel 2017 prendevi lo slime e lo annusavi. Però sa di erbe, eh. Cioè, il coso che ho assaggiato prima effettivamente sapeva un po' di erbe. Meno male, sapeva solo in quello. Ah, c'è un sapore troppo strano. Sa tipo di erba, sì. Però veramente erba, tipo coltivata in un campo a Hiroshima, cioè non si può assaggiare. Sa tipo... Proprio di, non lo so, di slime. Ma questo coso a cosa serve? Sono troppo confuso, oddio. Allora, io farei una roba. Dato che non si spreca niente. Allora, faccio scendere questa parte, metà. Nel bicchiere, non cadi. Ah! Sì, cioè è una gelatina, ma guarda come blu. Wow. Spaventosa sta roba. Vabbè, io faccio una roba. Dopo che metto sto video in chat, sì, in chat, nei commenti mi scrivete se è commestibile o no, se ne sapete, perché se non ne sapete... Vabbè. Non so bene come descriverlo. Particolare, ma talmente particolare che fa schifo. Vabbè, sarà una potente degustazione. Potente, come la chiamo? Vabbè, di sta roba, e c'è una prossima degustazione molto più potente di questa, e ciao!